Allora, io vi presenterei, ragazzi e ragazze, i pensatori dell'Unità d'Italia, o meglio, vi presenterei alcuni degli ideali, dei pensieri politici dell'Italia risorgimentale, all'Unità d'Italia dibattuta, avvenimento storico estremamente complesso che ancora oggi, no, divide sul giudizio. L'Unità d'Italia è il prodotto e il raggiungimento di un processo storico che ha avuto alle basi tantissimi pensatori, tantissime riflessioni politiche. Vediamone alcune delle principali per capire come si giungerà poi appunto all'Unità d'Italia, a partire dunque da quali idee d'Italia, da quali appunto pensieri, un po' di pensiero politico potremmo dire risorgimentale. Allora io comincerei da un uomo politico, filosofo, teologo, appunto torinese, che è appunto Vincenzo Gioberti. Vincenzo Gioberti, nato appunto a Torino nel 1801 e morto nel 1852, dunque non vedrà l'Unità d'Italia. Vincenzo Gioberti, uomo di grande cultura, dicevo prima, filosofo, teologo, prenderà i voti, sarà dunque sacerdote, ricoprirà l'incarico di ministro dell'istruzione nel governo appunto di Sardegna, ricoprirà l'incarico di presidente della Camera dei Deputati con Carlo Alberto. Dunque, uomo politico di spicco. Ebbene, Vincenzo Gioberti è il cosiddetto sostenitore di una posizione neoguelfa, di una posizione di unità d'Italia a partire dalla centralità del papato. Nella sua opera politica del primato morale civile degli italiani, Vincenzo Gioberti prospetta una unità d'Italia attorno al ruolo politico, morale e civile del papato, non tanto del papato come regno, non tanto del papato come figura del papa in quel momento, ma quanto del papato come espressione della cultura cattolica italiana. Che cos'è che accomuna gli italiani? La religione cattolica. Che cos'è che unisce gli italiani? Il cattolicesimo. Il cattolicesimo, la religione cattolica possono essere per Gioberti i valori del cattolicesimo, questo humus comune del cattolicesimo, possono essere il terreno appunto comune per edificare un'unità italiana, per produrre il benessere. L'unità d'Italia può avvenire se i popoli che vivono in una penisola profondamente anche divisa da un punto di vista politico, si ritrovino appunto su un terreno morale, civile, comune che è appunto portato avanti, incarnato dal cattolicesimo. A partire da quest'idea di cattolicesimo come elemento unificante, Gioberti immagina un'unità d'Italia, dunque ampia, non solo di un piccolo regno del centro Italia, del nord Italia, ma un'unità d'Italia ampia in una struttura confederale, una sorta di confederazione italiana e dunque una confederazione tra stati che rimangono autonomi. Allora immaginate uno stato del nord Italia, probabilmente, non probabilmente, Sabaudo, dei Savoia, c'è cioè un regno di Sardegna, un regno del nord Italia intorno alla figura dei Savoia, di Carlo Alberto, di cui è amico, una figura dunque regnante, una casata regnante che unifichi appunto il nord Italia e che dia dunque una omogeneità poi politica, un regno dell'Italia centrale, appunto ipotizzabile sul papato, con gli alleati della Toscana, dell'Umbria, delle Marche, dunque un regno italiano centrale papale e poi un regno del sud Italia, probabilmente con chi? Questo è un problema, effettivamente i Borbone saranno d'accordo ad avere, di far parte di questo regno italico, però è chiaro che sta immaginando una confederazione perché negli anni in cui scrive vede lontana una prospettiva di Stato unitario centralizzato come fosse, come era quello della Spagna, come era quello della Francia. Dunque una confederazione tra stati autonomi con un governo
diffuso sui vari territori, governi dunque autonomi, e poi un governo centrale di minima, potremmo dire un governo centrale con capacità di organizzazione militare, che dunque possa coordinare un intervento militare, dunque una difesa, e con una figura principesca, una figura simbolica di unità morale, civile e valoriale, appunto incarnata dal Papa. Confederazione con a capo il Papa, come appunto dicevo, figura, okay, anche simbolica dell'unità d'Italia che avviene sui valori, dicevo, del cattolicesimo. Questa è l'idea di confederazione italica, rispetta le autonomie dei vari stati, delle varie realtà politiche e culturali italiche, ma al contempo unifica queste realtà autonome in una moralità, in un impegno civile, in una dimensione valoriale cattolica. Neoguelfismo, perché recupera l'idea di unità appunto politica intorno alla figura del papato, come era appunto la posizione dei Guelfi nell'Italia del 1200. Okay? Secondo filone, io qua abbinerei insieme D'Azeglio e Cavour, due esponenti della destra storica: D'Azeglio, primo ministro, Cesare Balbo, Massimo D'Azeglio, Cavour, sono i primi ministri del Regno di Sardegna e costituzionale, cioè quello post Saluto Albertino. Cesare Balbo, Massimo D'Azeglio, Camillo Benso, Conte di Cavour, sono i primi ministri del Regno di Sardegna post Costituzione Albertina, dunque post Costituzione Octroyée concessa dall'alto di Carlo Alberto. Dunque parliamo di personaggi di spicco, no, all'interno del governo piemontese. Bene, Massimo D'Azeglio e Cavour li possiamo abbinare da un punto di vista politico, hanno vite estremamente diverse. D'Azeglio da giovane è un vulcano, un letterato, poeta, pittore, una carriera poi anche militare e in ambito di politica estera e politica militare anima gli anni 30 e gli anni 40 appunto del nord Italia, e dunque un uomo di una famiglia appunto nobiliare, tradizione conservatrice, apparterrà infatti alla destra storica piemontese, apparterrà anche la destra storica piemontese a Camillo Benso, Conte di Cur, però una formazione più economica. D'Azeglio nasce nel 1798, sono tutti un po' coetanei, e morirà nel 1866. Cavour invece nasce nel 1810 e morirà nel 1861. Tutti questi autori dunque nascono o alla fine del Settecento, autori, uomini politici, pensatori, e muoiono intorno agli anni, appunto, o fine anni 50 o anni 60, fine anni 70 dell'Ottocento. Alcuni vedono l'Unità d'Italia, appunto come D'Azeglio, Cavour la vede e poi muore pochi mesi dopo, altri no, come Gioberti, altri sì, come Mazzini e Garibaldi. Dunque, ripeto, D'Azeglio e Cavour, con vite diverse. D'Azeglio, cioè, uomo anche di arte, di cultura, uomo militare, Cavour invece più un uomo di economia, cresce una famiglia anche su nobiliare, poi proprietario terrieri nel Vercellese, uomo dunque anche di studi anche economici, uomo appunto proiettato a una dimensione di liberismo, di scambio mercantile tra la Francia, le aree dunque della pianura padana verso il nord Europa. Dunque formazioni anche diverse, ma animati poi dalla stessa collocazione politica. Appartengono alla destra storica, sono dei liberali moderati, in alcuni aspetti conservatori per alcuni aspetti, e che assumono tutti i diritti sociali, i diritti dei lavoratori, sono chiaramente in questa parte molto 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 moderati, sono addirittura contrari. Perché li accomuno? Perché la loro idea di fatto di Italia è molto simile. La loro idea d'Italia è in realtà la costruzione di un'Italia del nord, un regno del centro-nord Italia, sotto la guida dei Savoia. Dunque fare del centro-nord Italia una monarchia costituzionale. A Gioberti una confederazione monarchica papale, di fatto. Invece D'Azeglio e Cavour fare del centro-nord Italia una monarchia, però costituzionale, con dunque una costituzione, lo sto Albertino, ce l'abbiamo, con dunque diritti, doveri dei cittadini, con una camera regia affiancata a una camera ovviamente dei deputati, una Camera eletta in maniera moderata, cioè con un suffragio non universale, ma un suffragio ristretto maschile per censo,
ma soprattutto una unità del nord Italia da realizzarsi dall'alto, cioè attraverso trattati diplomatici, attraverso azioni diplomatiche, azioni politiche o anche attraverso eventualmente una guerra, ma una guerra combattuta ovviamente dall'esercito Regio Sabaudo con degli alleati. Ed è quello che tenta di fare prima Carlo Alberto con il consiglio di D'Azeglio nella prima guerra di indipendenza. Carlo Alberto guida una coalizione italica con il papato, il Granducato di Toscana e il Regno delle Due Sicilie contro gli austriaci. Cavour invece addirittura riuscirà a fare, capo politico, un'alleanza direttamente con Napoleone III e con i francesi. E la seconda guerra di indipendenza, quella che porterà con le spedizioni di Mille di Garibaldi e tutta l'epopea democratica mazziniana garibaldina nel sud Italia, alla unità d'Italia, però la seconda guerra di indipendenza avverrà con l'esercito sabaudo alleato con un esercito molto più forte, molto più numeroso, che è quello francese, e grazie a questa alleanza diplomatica, la vedremo la prossima lezione, costruita da grande maestro della realpolitik attraverso accordi, guerre internazionali, patti, strategie appunto veramente minuziose, attraverso questo accordo tra il Piemonte e la Francia, e il Piemonte riuscirà a di fatto a conquistare la Lombardia, ad annettere la Lombardia e poi attraverso anche delle altre insurrezioni, l'Emilia-Romagna e la Toscana. Dunque, le ripeto brevissimamente, un regno del centro-nord Italia, dunque non immagino un regno che comprenda anche il papato e anche il regno di Napoli e di Sicilia, un regno del centro-nord Italia, una monarchia costituzionale, liberale, moderata, ok, diritti civili moderati, cioè diritti di stampa, di associazione, sempre previa ovviamente la consultazione degli organi predisposti per capire se quel il giornale può essere stampato, quello può essere stampato, quella manifestazione, associazione può esserci. Dunque libertà, diritti civili moderati, però presenti, ad esempio la tolleranza religiosa, fondamentale. Dunque, diritti civili, politici moderati, un Parlamento bicamerale, Camera Regia, dunque i nobili delle varie famiglie regie, reali, nobiliari, rami cadetti, delfinati vari del centro-nord Italia, e poi ovviamente una Camera di Deputati eletta, e la Camera dei Deputati eletta, ok, è di fatto la Camera su cui però, in cui però deve confrontarsi il governo, cioè il governo dovrà ottenere la maggioranza della Camera dei Deputati per poter governare. È chiaro? Ovviamente Camera eletta con un suffragio ristretto maschile. Ok? Vediamo adesso i pensatori più repubblicani, più democratici, più dunque progressisti. E partiamo da Carlo Cattaneo, milanese, nato nel 1801 e morirà nel 1869. Carlo Cattaneo, che è protagonista anche poi delle Cinque Giornate di Milano, del governo provvisorio milanese nel 1848. Carlo Cattaneo è una voce estremamente originale, importante nella penisola italica, nel processo di unità nazionale nell'Ottocento. Perché? Perché anche una voce, dice, originale fuori dal coro, perché è un federalista, è uno studioso politico, un politologo, conosce la Svizzera, conosce il sistema politico svizzero, conosce il sistema politico soprattutto americano, Carlo Cattaneo e Tocqueville sono i due conoscitori del sistema politico americano in Europa. Tocqueville è un nobile francese che ha conosciuto l'America, scrive un capolavoro sulla democrazia in America, in cui negli anni 30 dell'Ottocento presenta con questo testo la democrazia americana appena nata agli europei, dopo un lungo viaggio in cui ha appunto vissuto in America. Un altro conoscitore degli Stati Uniti d'America è Carlo Cattaneo, soprattutto un conoscitore delle posizioni politiche, ok? Pubblica appunto sul federalista, un po' come il federalista fu, no? La posizione politica dei Jefferson, degli Adams, dei primi presidenti anche della Repubblica Americana. Quella posizione di Carlo Cattaneo, secondo Carlo Cattaneo, è indispensabile dare vita a unità d'Italia. No, ampia, ampia, dalle Alpi alla Sicilia, un'unità d'Italia da realizzare però sotto la forma di federazione, non dunque una unità assoluta, centralizzata, ma dare vita a più regni italiani, ok? A più stati italiani.
unificati però in modo forte, non come Gioberti con un governo debole, ma con un governo forte. Allora, per far questo bisognerà creare degli stati non più in mano a singoli, no, re che poi sono capricciosi, viziosi, che amano soltanto la loro prospettiva politica. Devono nascere 4, 5, 6 stati italiani che vanno uniti in una repubblica federale. Dunque una repubblica federale con l'unione forte di 4-5 stati italici. Ognuno di questo stato avrà un governo autonomo, ok, locale, ma sarà poi unificato da un governo centrale forte. Il governo locale deliberà su alcune funzioni, che possono essere funzioni appunto in ambito economico, culturale, scolastico, appunto delle comunicazioni, delle abilità. Ma il tutto poi governato centralmente da un governo che dà le direttive di massima sugli sviluppi economici, sulle tasse, sull'istruzione, sui trasporti, sullo sviluppo economico. Dunque un governo centrale che legifera, ok, e delle linee guida, delle linee dunque complessive dentro cui devono poi muoversi, no, i governi locali. Dunque i governi locali devono muoversi dentro la legislazione nazionale, ma hanno un margine di autonomia. Dunque, Carlo Cattaneo è un repubblicano, vuole una repubblica, un presidente della repubblica, è un federalista, un governo forte federale centrale dei governi appunto locali, ma soprattutto è un democratico, cioè vuole che l'unità d'Italia avvenga attraverso la partecipazione popolare, attraverso la mobilitazione popolare, perché bisogna creare un'Italia dal basso, deve essere sentita, deve essere vissuta e soprattutto questa Repubblica federale dovrà avere il suffragio universale. Suffragio universale per eleggere un presidente della Repubblica italiana, della federazione, e poi un suffragio universale per eleggere il Parlamento nazionale e i parlamenti dei singoli stati. Dunque abbiamo un'idea di suffragio universale, di cittadino attivo che vota e poi i cittadini potranno anche candidarsi, ovviamente, maschile, solo ed esclusivamente maschile. Anche i più progressisti come Carlo Cattaneo sono vincolati appunto alla posizione di fatto maschilista. Chiudiamo con uno dei personaggi più importanti dell'Unità d'Italia, un altro repubblicano, un altro democratico, un altro progressista, un autore che contiene dentro di sé anche i primi aspetti di diritti sociali, cioè diritto al lavoro, l'istruzione, la sanità, e ovviamente Giuseppe Mazzini. Mazzini nasce nel 1805 e morirà nel 1872, dunque vedrà l'Italia unita larga, perché nel 1866 verrà annesso il Veneto e dopo la breccia di Porta Pia verrà annesso l'Italia anche Roma e dunque il papato. Mazzini è un repubblicano convinto, è un democratico, pensa che debba nascere un'Italia anche qua dalle Alpi alla Sicilia. E come deve nascere l'Italia? Deve nascere attraverso un'iniziativa popolare e dunque attraverso moti, insurrezioni popolari che vanno organizzati. Infatti il fondatore poi della Giovine Italia, che nasce qui in seguito anche a molti fallimenti. Non si può insorgere o realizzare un'unità d'Italia solo in maniera spontanea, serve l'organizzazione politica, dunque tanti gruppi che devono associarsi per dal basso insorgere, organizzarsi e dunque rovesciare i governi, in questo caso, che non vogliono l'unità d'Italia. Dunque serve una mobilitazione di chi? Lui sta immaginando chiaramente tutto, intellettuali, studenti, abitanti delle città. Ha una difficoltà Mazzini a radicarsi nelle campagne, è una cosa che poi avverrà in maniera molto faticosa attraverso anche l'opera di Garibaldi. Dunque, organizzare il popolo, organizzare l'azione politica e dal basso realizzare un'Italia repubblicana con un suffragio universale, ma la differenza con Cattaneo è evidente: un'Italia repubblicana unitaria, centralizzata, dunque non una repubblica federale, ma una repubblica centralizzata, centralista, dunque con un governo nazionale forte, con un Parlamento nazionale forte che devono rendere poi forte questa unità d'Italia che è di difficile costruzione. E dunque una repubblica centralizzata con un Parlamento nazionale, con un governo nazionale, un'Italia dal nord al sud, figlia di un'azione politica popolare dal basso, da realizzare in alleanza con chi? Con altri gruppi democratici, con altri gruppi anche liberali, ma con i gruppi che mettono al centro questo progetto italiano. Mazzini pensa che la nazione, la patria, sia un progetto di fede.
quasi un afflato fideistico. Per la patria si lotta e si muore, per la nazione si lotta e si muore, ma la patria e la nazione devono essere la casa degli italiani, la casa dei cittadini. Mazzini, ci tengo a dirlo, non è nazionalista. E chiudo, è un patriota, cioè non c'è odio nei confronti delle altre nazioni, delle altre patrie, c'è l'esaltazione del futuro cittadino italiano, il quale dovrà godere di diritti e di doveri all'interno di uno Stato democratico di cui lui è protagonista attraverso l'istituzione politica, attraverso la libertà e attraverso il voto. Ed è, vi dicevo prima, progressista anche in ambito dei diritti sociali, perché comincia a pensare che per fare l'Italia servirà anche costruire una serie di tessuti, di diritti del lavoro, di diritti sociali in un'Italia che è arretratissima per quanto riguarda la riforma agraria, è arretratissima per quanto riguarda i diritti del lavoro ed è arretratissima per quanto riguarda l'istruzione.